Ciao Giorgio. Okay. Ciao Giorgio, eccoci ancora qui. Come va la vita prima di tutto? Sei in forma? Vabbè. Bene, tiriamo oggi... avanti, qui il tempo è brutto ed è veramente deprimente. Allora, devo dire la verità, mi sento molto depresso. Beh, no, beh, dai, ti tiro su di morale io, dai, forza. Oggi ti. Come ieri sera siamo lasciati. A causa del tempo. Beh, sì, come lo so. Possa influire il tempo sulla salute degli esseri umani beh, e degli sì, animali è una cosa incredibile. È verissimo, questo è vero. Allora, dico oggi, vogliamo parlare della politica esempio, estera. Questa medicina ufficiale, no? Che praticamente non tiene conto di queste cose, è una cosa assurda. Purtroppo non tiene conto di tante altre cose, oltre quello. Allora, sì, dicevo oggi, abbiamo parlato della politica estera, del libro che ci ha fatto vedere, che, appunto, che parlava anche di Sergio Romano, il noto terrorista del Corriere della Sera, ricordiamolo anche ex grande ambasciatore dell'Italia. Dopo... In Russia, ecco, quando era russo. Di cui leggeremo dopo la fine di quell'articolo importantissimo. Bene, io ti voglio dire due notizie per i nostri amici. La prima notizia è questa. Poco fa sul sito della Press TV ha parlato in maniera ufficiale, a nome del governo iraniano, il ministro degli esteri iraniano, il quale ha ancora una volta sottolineato che in caso di un malaugurato attacco alla Siria, l'Iran colpirà subito Israele. E questo lo ha ribadito un'altra volta. Poi, numero due, volevo dare ai nostri lettori, ai nostri seguaci, diciamo così, una notizia su uno storico della sana provincia italiana che merita di essere conosciuto, cioè un grande storico del cristianesimo, della religione cristiana e dell'origine del cristianesimo, cioè il dottor Emilio Salsi. E io invito tutti quanti a darsi a vedere il sito www.vangeliestoria.eu, ripeto, www.vangeliestoria.eu. Punto tutto attaccato? Sì, tutto attaccato, sì, tutto attaccato. Perfetto. E questo dottor Emilio Salsi, lo conosce il nostro amico Beppe, e veramente merita l'attenzione di tutti quelli che vogliono veramente sapere sulla vera storia, la vera origine del cristianesimo. Quindi, ci ho detto, io ti passo la parola e ci racconti. Aspetta. Prego. Aspetta un minuto, perché tu mi provochi anche sempre. Minuti, anche tu tre. Mi provochi ne sempre. Vale la pena aspettarti, Giorgio, ormai lo tu sappiamo tutti. Tu mi provochi sempre. Sei... Diciamo, ne vale la pena, quindi noi ti aspettiamo tranquillamente. Perché siccome tu mi provochi e io ti rispondo subito. Prego, allora. Infatti sapevo. A parte il fatto che c'è un libretto che è ancora reperibile, è roba degli anni 50, di una collana veramente meritevole, edita da Garzanti. Consigli ai nostri amici che se lo trovano in qualche bancarella lo devono assolutamente acquistare. E questo è una cosa. Sì. L'altra cosa che ritengo estremamente importante, vale la pena appunto di... Vediamo. Il simbolismo ermetico, il simbolismo ermetico nella vita di Cristo. Bene, questo sono libri da... Benissimo, molto bene. Questi sono libri da far conoscere ai nostri amici. Questo si chiama Informare. Ecco. Perché quando noi parliamo dei Vangeli, no? Se prendiamo in considerazione l'aspetto simbolico, non è soltanto questo che è soltanto il simbolismo ermetico, ci sono tanti altri aspetti simbolici nei Vangeli. No, ma io... Però se noi risaliamo all'aspetto simbolico, ma soprattutto poi anche ermetico, degli insegnamenti cristiani, delle parabole, la parola parabola è estremamente indicativa. Cioè, che cos'è il Vangelo? Il Vangelo è la storia di una persona che cammina in un certo posto che hanno detto essere la Palestina, ma potrebbe essere la Turchia, potrebbe essere la Siria, potrebbe essere altre zone del Medio Oriente, Medio Vicino Oriente, potrebbe essere Babilonia,
insomma, quelle zone lì, no? Quindi, sai, poi in quel momento raccontano che ci fu la fuga in Egitto, Cristo fugge in Egitto, poi ritorna dopo 30 anni, insomma, va bene. Allora, no, è così. Lo so, ma tu sai benissimo che questo è pura fantasia, dai, su. Andiamo avanti. Allora, il Vangelo è un qualcosa di molto chiaro ed estremamente preciso. Sì. Ci sono le parabole, e le parabole sono le parole di Cristo, no? E queste parole hanno un simbolismo, un valore simbolico, sì, sì. Non sarebbero nemmeno punti salienti di una religione. Certo. Perché durante la messa si leggono queste parabole? Si leggono queste parabole perché queste parabole hanno un contenuto più o meno culto, più o meno facilmente comprensibile in funzione del livello di elevazione morale, spirituale e intellettuale della persona che la riceve. Ecco dov'è il discorso. Giusto. Come può tutto questo essere storicamente validato? Lo sa appunto il buon Dio e glielo lasciamo credere a lui. Va bene? Allora, ma guai a che lo credono anche altri, lì il problema, vabbè, ma questa è un'altra storia. Se ci crede lui, vabbè, io non ci credo, lui ci crede, buon per lui. Lui ci crede, però Priapo no. Priapo va sul solido, quando avremo un po' di tempo, abbiamo già... Ci da dentro, capito? Quando abbiamo un po' di tempo prepareremo. Senti, quando abbiamo un po' di tempo stasera scatena di tutto, dico, vai alla grande, scatena di tutto, parliamo anche di politica estera, però non dimentichiamoci questo sarebbe questo, ad esempio. Aspetta, fammi leggere. Gesù Nazareno, chi l'ha scritto? Le parabole di Gesù Nazareno, chi l'ha scritto questo libro? Questa l'ha scritto Lette da Don Vitaliano della Sala. Ah, bene. Questa è una raccolta di parabole che sono veramente interessanti. Bene a sapersi. Con una interpretazione, questo è il fatto, che il Vangelo si può interpretare, le parabole, essendo parabole, cioè non fatti concreti ma racconti simbolici, chiunque può interpretare a livello del proprio elevamento spirituale. Sì, ecco, sì, perché è esiste una gradualità di spiritualità. Esatto, chiaro, no? Chiarissimo, molto bello quello che dici, è anche interessante, faccio sapere queste cose, queste letture che i nostri amici sicuramente apprezzeranno. Se tu leggi specialmente questo, a quelli che ci vedono da Vaticano. Sì, vedi. So che ci apprezzeranno molto. Vediamo quest'altro. Carmi Priape. Ah! È quello che ci vuoi far conoscere. Sì. Sono Carmi Priapei, vedi? Sì, Carmi Priapei. Io ho detto Priapi qui. Questi sono canti, poesie. Bello. Faccio vedere ancora, scusami. Carmi Priapei, sì, adesso leggo bene. Grazie. Vabbè. Elevati in onore del gran Dio Priapo, no? Sì, ne hai parlato giorni fa e quindi daremo ai nostri amici questa soddisfazione di leggere qualche cosa su quei carmi, grazie a te. Vedi, tu ascolta, questi sono storici e questi sono tutti canti. Comunque, e sono tutte poesie che erano messe vicino alle statue di Priapo. No, dico, più ti ascolto, ascolta, più ti ascolto, stai attento cosa dico, più ti ascolto e più mi stai, come dire, convertendo, tra virgolette, convertendo al cristianesimo. Allora, ti leggo una... Sì. Una di queste poesie. Leggila. Rustico custode, finché c'è vita c'è speranza. Rozzo Priapo, dammi di notabile importanza. Bene, dammi di nobile, di notabile importanza. Dammi un puntini di notevole importanza, giusto? Appunto. Infatti, lo diciamo, siccome...
anche nel cristianesimo le preghiere sono in latino, sì, lo diciamo anche qui, lo diciamo in latino. Ascoltami, Giorgio, a proposito di, guarda, mi è fatto venire in mente una cosa bellissima, la voglio dire prima che mi dimentico. A proposito, sì, di cristianesimo, io vorrei, a chi ci ascolta, gli chiederei, guarda, veramente di fare una comparazione, un confronto. Vorrei che se qualcuno va su internet, ma che sul canale YouTube, scrivesse "O Grande Spirito", appare una bellissima preghiera dei nativi nordamericani, che io invito, sì, tutti, ma veramente, e poi vorrei che una volta che leggono questo inno nativo americano, proprio intitolato "O Grande Spirito", quindi lo scrivono su YouTube, sullo strumento, sì, di ricerca, e poi si prendono il Padre Nostro e fanno il confronto, troveranno una differenza veramente profonda fra le due preghiere. Certo. Non dico nulla, certo, per non condizionare nessuno, ma io vi invito a, certo, a leggere quella preghiera indiana e Padre Nostro. Certo. Poi, se volete, ci arriverete da soli. Punto. Oh, siamo anche qui su dimensioni diverse. Sì. Perché la nostra preghiera, che a mio avviso molto impropriamente, sì, è stata acquisita come simbolo specifico di quella religione, sì, di questa religione di cui noi parliamo, sì, non è l'essenza del cristianesimo. È un errore pensare che quella preghiera sia l'essenza del cristianesimo. No, se noi ci pensiamo bene, è una, come dire, interiezione. C'è stato un momento in cui un qualcuno ha pensato bene di dire: guardate, invece di accumulare soldi, e in questo caso si rivolgeva sicuramente ai soliti ebrei, dice: elevate una preghiera al nostro Padre che è in cielo. Voglio ricordare comunque che la definizione di Padre non è di Yahweh. Yahweh non è mai stato padre, come insegna benissimo Biglino, Mauro Biglino, sì, ma il vero padre, quello che ha la qualifica e la definizione di padre, è Zeus, è Giove, questo bisogna, sì, che ce lo ricordiamo. Beh, sì, sì. E poi per concludere, almeno per il momento, appunto, leggo questa invocazione a Priapo. Dum vivis sperare dicet, tu rustice custos, o custode rustico, perché, sì, è vero, Priapo è il nostro custode rustico, e non si capisce per quale ragione non dovrebbe essere, quando lo è stato per migliaia di anni per le popolazioni italiche. Sì, sì, è vero. No, non capisco perché debba essere, come essere stato scalzato, in quale ragione, per quale scopo? Beh, è il nostro perché rustico custode. Uc ades et nervis tenter Priape fave. Bellissimo. Dammi una minchia di notabile importanza. E dimmi che non sia mamma mia che Sei insuperabile. Senti, scusa, ma mi vuoi dire che non sia una un'invocazione importante? Sì, sì, come no, lo è. E la Madonna, sì, è il meglio dell'invocazione, esatto, è la più appropriata delle invocazioni. Esatto. Senti, ecco, bene, allora, adesso, punto, parliamo di quel libro che ci hai fatto vedere ieri sera nel finale. Sì, un momento, prima del libro faccio un piccolissimo commento. Sì, prego. A due giornali che ho acquistato oggi. Sì, prego. Sì, il primo è Libero, io mi riferisco soltanto ai titoli perché sono uno più interessante dell'altro. Allora, sprinti di giudici e PD per far fuori i cavalieri. Allora, questo, sì, ci permette di dire una cosa. Che c'è questa confluenza, no? La Corte d'Appello brucia i tempi per l'interdizione e in giunta la sinistra accelera sulla decadenza. Un atteggiamento insensato che pagherà il Paese. Oggi può cadere il governo. Ora, praticamente, questi continuano in questo loro cieco accanimento nel momento in cui anche Obama ha dimostrato che era meglio che si tirasse indietro. Quindi questa è una considerazione mia che non riguarda tanto il cavaliere
è responsabile, è adulto, è maturo, è leggermente più giovane di me, ma di pochi mesi, è responsabile dei suoi atti, sono affaracci suoi. Però che un paese sia fermo per le questioni relative al cavaliere, a me mi sembra veramente che sia una cosa molto, ma molto strana. Scusa, dimmi. Io vorrei ricordare chi ti ascolta. Allora, io conosco bene l'ambiente dove Mediaset, che prima si chiamava Fininvest, poi Mediaset. Conosco delle persone che ci lavorano, conosco anche una signora che cura il canale di palinsesto di Canale 5, conosco anche il detto stampa del Milan, ci ho parlato con lui, conosco anche gente che lavora nel Nord. Allora, ci sono delle cose da chiarire. Berlusconi, il suo gruppo, che ha circa, mi pare, 50.000 dipendenti, tutta Italia, mi risulta che da quando lui ha questo gruppo, neanche nei momenti di grave crisi come l'attuale, non abbia licenziato nessuno. Cioè non ha assunto ma non ha licenziato, non ha mai fatto richiesta di soldi pubblici, che semmai si è indebitato alcune volte con delle banche private, ha pagato lui ma non ha soldi pubblici, non ha chiesti. 3. Allora, se vogliamo punire Berlusconi per qualche malefatta, diciamo così, amministrativa, allora mi domando, questi signori giudici che cosa dovrebbero fare alla Fiat, a De Benedetti, a Monte dei Paschi di Siena? Ecco qui, ecco qui. Oh, si mi domando, no, ma scusami, ma è una domanda logica questa, Ma scusa, ma qui questi qui sono, certo, dei buffoni, non sono dei giudici, sono dei buffoni. Sono dei buffoni schifosi, criminali. Io. Perché non fanno giustizia, dicono, fanno minchiate. E questo è il punto. È chiaro? Appunto. Ecco. Appunto. Tra parentesi, io non è che sono un fan di Berlusconi, cioè io politicamente sono lontano da Berlusconi, cioè lo ammiro come imprenditore. Punto, nel resto, poi anzi ha fatto due cose ottime in politica estera che non si faceva dai tempi di Craxi, anzi dai tempi di Mussolini direi, cioè la politica energetica con la Russia e con la Libia, che poi con la Libia i signori francesi hanno fatto fare l'attacco per fare una guerra a noi, perché ci devono vendere l'energia elettrica che ricada dalle centrali loro nucleari, che la paghiamo il triplo di quello che ha preso il mercato, questo non si dice, chiaro? Allora mi domando io, questa gente qui, a chi si crede, è proprio un beota, cioè si deve capire, ma come mai pulite Berlusconi e gli altri cosa fanno? Perché gli altri no? Allora, cioè, questo voglio dire, allora i giudici o puniscono tutti oppure fanno silenzio, e se devono pulire tutti, cominciamo dalla Fiat, primo, poi andiamo da Benedetti, esatto, e altri, e poi puniamo anche Berlusconi, allora sì, ma altrimenti vuol dire che siete dei poveri poveretti, dico poveretti per non dirvi molto peggio. Perché allora, veramente, guarda, cose, questo è uno schifo, punto. Queste cose non le capiscono, quelli che non le capiscono sono i post-comunisti, che per definizione sono cretini. No, ma non solo, sono i trinariciuti di Guaraschiera Memoria, ti ricordi? Il controllo, sì, del compagno. Ma, non si va al porto, ma si porta il porco. Ti ricordi? Guareschi come sì, viva per il culo. Come no? Questi sono peggio di quei trinariciuti. Ma sì, peggio, di una cosa. I trinariciuti, spiegavo per chi non lo sa, i trinariciuti sarebbero quelli che hanno un naso a tre narici, la terza narice serve per trarre giù la melma che gli ha cervello, che anzi che non c'è cervello, c'è solo melma. Ecco, per questo, per dire a chi non sa chi era Guareschi. Ma un'altra cosa, tu devi dire, tu ti ricorderai, che il signor De Gasperi, se vinse le elezioni contro il Fronte Popolare nel 48, dovette ringraziare le vignette di Guareschi, che ebbero un'influenza determinante la sua vittoria, vero o no, Giorgio? Tu puoi dire. Esattamente. Ecco, questo, ecco, buon. Esattamente. Ecco. Allora, continuando in questo discorso, io l'ho fatto perché poi qui c'è un articoletto, si pappano Monte Paschi Siena i 4 miliardi pagati dagli italiani. Appunto. La UE e poi affossa la banca. Ma dai. Appunto. Allora, comunque, questo per dire, ma io volevo introdurre un altro discorso, volevo introdurre questo discorso, che quando tu ti dimostri di essere completamente idiota o accecato dall'odio, alla fine anche i cretini a livello proverbiale come sono i post-comunisti e i catto-comunisti, riescono a capirlo. E devono capirlo. E lo sputtanamento della magistratura, perché alla fin fine agli italiani gli interessa relativamente Berlusconi come persona, ma gli italiani hanno a che fare giornalmente con una magistratura che è completamente corrotta,
supponente, ignorante, incolta, che non legge nemmeno le sentenze degli altri, che fa delle sentenze completamente sbagliate per cui occorre risalire all'appello e oltre, no? E alla, sì, e alla Cassazione, per cui una causa tutta... che sarebbe durata in qualsiasi paese del mondo 5 giorni, oggi in Italia costa 20 anni. Infatti, con l'appello di tempo gravissimo completamente la società. Infatti, il tempo che fanno perdere è enorme, dannosissimo per tutti i cittadini. E questo nessuno vuole capire. Indipendentemente dai soldi che questi, indipendentemente dai soldi che questi mascalzoni si pappano, il dato statistico medio è che un magistrato italiano oggi emette 18 sentenze in un anno. Figurati! 18 sentenze in un anno. Va a lavorare barbum, viene da dire. Appunto. Ma dai. Poi abbiamo altre cosette che le dobbiamo dire. Certo. Dopo il suicidio di mio padre ho fatto indagare 29 banchieri. Parla l'uomo che fa tremare il mondo finanziario. E chi è? Queste notizie le leggi qui perché altrove non le leggi. E chi è questo qui? È uno che ha fatto ricorso al tribunale di Forlì. E come si chiama? Quindi abbiamo anche, e si incomincia a smuovere un po' anche il terreno. No, perché scusami, non vorrei mica dirmi che è il figlio di Gardini. No, no, assolutamente no, e chi è? È un uomo di, è uno di Predappio. Ah, è uno di Predappio, sì. L'uomo che ha fatto indagare 29 banchieri si chiama Claudio Canali ed è di Predappio. A Libero, il quotidiano che ha reso pubblica la notizia dell'inchiesta aperta dalla procura di Forlì, l'imprenditore accetta di raccontare la sua storia. Quindi io adesso non sto qui a dire a quello che mi interessa. Benissimo, forza Canali. Come si chiama questo qui? Mario Canali? Mario Canali. Allora mi rivolgo a quella Claudio Romagna. Canali. Ascolta, Claudio Canali di Predappio. Scusa, mi rivolgo ai predappiesi e a quello di da Romagna. State vicino a questo signore, a questo Mario Canali. Fatevi... No, dico forza. Poi di Predappio, no, scusa. È vero, cioè, sì, dico, ma dico, i romagnoli che poi... Tu lo sai cosa sono i romagnoli, guarda, i romagnoli sono fatti così, no? E, ma, sono tutti però, quando si parla con i Predappio, hanno un debole, è vero o no? Come no? Appunto, questo voglio dire io, capito? Questo allora andiamo io. Avanti. Ascolta, anche questa però la devo far vedere, perché qui dice che questa Kyenge ha rotto i coglioni un po' a tutti e voglio approfittare per dire che noi l'abbiamo denunciata 2 volte per alto tradimento nei confronti dello Stato italiano. Sì. Ricordiamo, è già stata denunciata 2 volte questo personaggio. Sì, sì, può lo so, fare che abbia rotto le balle anche a Balotelli. Qui c'è scritto: non è questione di razzismo né di colore della pelle, se il ministro Kyenge ormai non lo sopporta quasi più nessuno. Adesso c'è la prova, nel suo girovagare per l'Italia, Cecile, dopo la tappa a Venezia per il Festival del Cinema, è sbarcata a Torino, dove pare abbia rotto i coglioni a Balotelli. Adesso andiamo bene qua. E poi abbiamo rivelazioni dopo la liberazione di Quirico in Siria, Letta si regoli, gas usati dai ribelli, fermate Obama. Quindi io ho letto semplicemente queste 3 o 4 notiziole per, non per, come dire, esaltare il giornale quotidiano Libero, che si vende già da solo per conto suo, chi vuole avere le informazioni le becche molto più facilmente qui che nel Corriere della Serva. Sì, diciamo che Libero, Libero è un po' più serio, diciamo che ha una certa serietà, via, rispetto ad altri giornali. Libero, è anche Libero. E questo è l'Osservatore Romano in relazione alla manifestazione del Papa. Allora, qui dice 100.000 persone in piazza San Pietro insieme a Papa Francesco nella veglia a conclusione della giornata di digiuno e di preghiera. Io ritengo che siano state molto, ma molto di più. Sì, continuo a dirlo anche se loro continuano a dire queste cose. Perché la piazza era completamente piena, Via della Conciliazione era gremita, tutte le strade laterali, io ci sono passato, invito gli amici che vogliono vedere, c'è il nostro commento alla preghiera,
che noi abbiamo fatto proprio in quel luogo, in quel momento. Invito i nostri amici a seguire il nostro commento, possono trovare tranquillamente su Accademia della Libertà, tra i tanti altri video che noi esponiamo. Bene. Oh, qui dice, è all'Angelos la ferma denuncia della proliferazione e del commercio illegale delle armi che alimentano le guerre. Beh, io non ritengo che qui ci sia un commercio illegale delle armi, perché le armi che vogliono utilizzare questi sono armi legali, cioè sono le armi che hanno gli Stati Uniti, che le vogliono scaraventare sulla testa della Siria, esatto, per la banale questione che gli Stati Uniti campano economicamente sull'industria delle armi. Sì, e del rubare la realtà. Sull'industria delle armi e nel rubare le risorse dei paesi altrui con la scusa della loro democrazia del cavolo. Cosa, quando hai le armi minacci, spaventi e porti via, anche grazie alle multinazionali che, vedi caso, esatto, sono talmente impregnate di loro signori e dei soldi di loro signori, sì, per cui noi sappiamo perfettamente le ragioni vere. Sì, però, l'altra cosa che volevo dire... Stanno facendo una bruttissima figura, ormai è una figuraccia mondiale, che non accadeva dalla prima volta nella storia degli Stati Uniti, che fanno una figuraccia mondiale, perché ormai l'opinione pubblica ha scoperto la truffa che questo paese perpetua da due secoli quasi contro l'umanità, provocando in oltre due secoli della sua esistenza qualcosa come oltre 200 guerre. Questo va detto, Esattamente. Dobbiamo ricordare altre cose, dobbiamo dirle. Primo, che ad esempio la vittoria degli stati del nord contro gli stati del sud in quella guerra che è stata chiamata appunto guerra civile, ma in realtà era una guerra di secessione, e dal 1860 al 65 è stata dovuta soprattutto alla tecnologia delle armi, soprattutto del fucile. Sì. Se i sudisti avessero avuto quello stesso tipo di fucile, avrebbero vinto loro, stavano vincendo, sì, anche sì. Oh, ma è importante, il Winchester, stavano vincendo Winchester, vero? Anche, no, non era il Winchester, era un altro tipo di fucile da guerra. Il Winchester è sempre stata un'arma non bellica, che poi sia stata utilizzata anche per usi bellici, ma non è mai stato, perché non era un fucile che si potesse prestare per le strategie di battaglia, sì, dell'epoca, no? Sì. Era un fucile facilmente scaricabile, diciamo, ma un tipo carabina, quindi per le truppe di linea. Ho capito. Quindi questo lo vogliamo dire. L'altra cosa che dobbiamo dire è che una delle ragioni fondamentali per cui c'è stata tutta questa guerra immonda, schifosa, e queste stragi vergognose che questi assassini hanno fatto in Siria alla popolazione, soprattutto alla popolazione alawita, questi assassini pagati dagli americani e dai israeliani e sauditi, è perché una società in cui maggiori azionisti sono Rothschild, Mordecai, Goldman Sachs e Cini, è una società che si è impossessata di alcuni territori che risultano essere petroliferi, ma che si trovano in territorio palestinese siriano, quindi assolutamente non in territorio israeliano. Quindi tutte queste pressioni sono state fatte per arricchire questi tre infami personaggi, capito? Sì. Murdoch, Rothschild, cioè queste tre infami luride famiglie, Murdoch, Cheney e Rothschild, vedi caso. Però queste ci sono anche i sauditi dietro il finanziamento tagliagole siriani, eh? I sauditi, o meglio, in quanto tagliagole straniere, certo, di Siria, più che siriani. Sì, i sauditi in quanto strettamente legati in affari con la famiglia Bush. Esattamente. Però noi stavamo dicendo un'altra cosa. Stavamo parlando di questi tre
famiglie, di queste tre famiglie che hanno l'interesse immediato in quel posto. Io mi auguro che questo posto sia difeso strenuamente dagli altri e che eventualmente poi, sai, questi pozzi ci si possono buttare pure dentro le persone, non è detto che lo debbano fare solo tagliagola, no? Nei confronti dei cittadini inermi. Si potrebbe cominciare a farla questa. No, sai cosa farei io? Farei di più, quando ci sarà la ricostruzione in Siria, li usiamo come ferri per armare i pilastri. Quella eccezionale, dovremmo mandarci un po' di mafiosi che sono bravissimi a fare queste cose. Sì, 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 che effettivamente i mafiosi che loro stessi hanno creato, e li mandiamo a ingabbiare loro stessi, così capiranno qualche cosa. No, tanto per essere chiari, no? Certamente. E adesso veniamo a un paio di cose. Non mi sembra che sia il tempo... che ci sia il tempo necessario per la lettura di quell'articolo di Scienza Romano, lo leggeremo un'altra volta. Sì. Come però qui stiamo per parlare della crisi dell'impero americano. Domani Scienza Romana, assolutamente. Sì, della crisi dell'impero americano. Allora questo resta un testo fondamentale. Il titolo dopo l'impero. Emmanuel Todd dopo l'impero. Ah, bello, bello. La dissoluzione del sistema americano, beh, infatti si sta dissolvendo. Allora, la dissoluzione che è incominciata già molto tempo fa, adesso si sta rendendo palese al mondo intero. Sì. E non lo recupereranno più, perché man mano che il re diventa nudo, le popolazioni si mettono su una posizione di riscatto, perché la paura finisce e aumenta la voglia di vendetta. È vero. Oh, il fatto stesso che l'Italia abbia trovato una scusa per non allinearsi, come ha sempre fatto, con gli americani, mi sembra che sia una cosa talmente indicativa che non c'è nulla da aggiungere. Lo stesso Papa, che è un gesuita, che sa cogliere i momenti particolari, ha colto questo momento per riproporre la leadership della Chiesa a livello mondiale, come ci siamo detti ieri. Sì, sì. Se il Papa fosse andato con un aereo in Siria, l'intera umanità, cioè circa 7 miliardi di persone, esclusi gli ebrei, si sarebbero fatti cristiani. No, ma per una cosa... Io mi auguro che il Papa, che qualcuno che ci ascolta possa riferire magari tante altre persone e far arrivare questa voce al Papa. Il Papa dovrebbe andare in Siria. Io l'ho detto l'altro giorno, lo ripeto ancora. Tutta la Curia Vaticana, se voglia che la Chiesa Cattolica Apostolica Romana abbia ancora un minimo di credibilità, devono prendere il primo aereo e andarsene lì in Siria e starci almeno un mese lì. Esattamente. Anzi, sai dove? In quel villaggio di antichi cristiani che parlano ancora l'aramaico ai tempi del presunto Gesù Cristo. Ecco, di andare lì, stanno lì un mese lì. Imparare l'aramaico. Anche quello. A imparare e soprattutto anche un'altra cosa, ad imparare ad essere cristiani, perché lì i cristiani della Siria hanno da insegnarci a noi che tu non hai un'idea, caro Giorgio, soprattutto a quelli che hanno la porpora rossa, lo zucchino rosso e l'abito nero e con la fascia rossa intorno, soprattutto a quelli, ecco. Esattamente. Ecco, parliamoci allora, molto chiaro. Leggiamo una cosa che è stata scritta in questo importante libro, che è stato pubblicato non subito, tant'è vero che siccome le crisi vanno avanti, ricordiamoci quanto è durata la crisi dell'impero romano, questo è stato scritto nel 2002 e il gruppo editoriale Il Saggiatore l'ha pubblicato nel 2005 in Italia. Gli Stati Uniti stanno per fallire il tentativo di dare il colpo di grazia alla Russia. Siamo nel 2005 e praticamente gli americani, nel tentativo di assumere la leadership mondiale, approfittando della crisi del sistema comunista russo, un sistema comunista che è entrato in crisi con grande facilità e i cattocomunisti ancora non l'hanno capito, però sappiamo che sono totalmente cretini,
Mi scusi poi qualche d'un altro, no? Cioè, Renzi ad esempio mi deve scusare, lui non è cretino, è idiota. Allora, questi qui ci hanno messo un po' di tempo, questi qui, per capire esattamente quello che sta succedendo. Per non parlare poi dell'attuale segretario del PD, che è una cosa che... Oh, per carità! Il segretario del PD ha la faccia del direttore di un supermercato. Sì. Ha la capacità... Della Conad! La capacità interpretativa. La Conad! Sì, magari, la Conad è una cosa seria, no? No, direttore di questi supermercati di paese, capito? Questi supermercati, capito? Magari fosse capace di fare questo, ma va bene, ascolta. No, io ho avuto la possibilità e il dispiacere, la disavventura di conoscerlo personalmente e direttamente durante alcune questioni relative a questioni sindacali, e veramente parlo di una quindicina d'anni fa, mi fece una pessima impressione. Andiamo avanti. Ma non è certamente peggio, capito, sì. Dei vari, no? Di quello che l'ha preceduto, poi è una cosa. Sì. È una cosa. Bastava sentirlo parlare. Se penso mi te ricordi. Bastava sentirlo parlare. E ti facciamo subito l'idea del comunista, ascolta, scusami, Emiliano, il comunista Giorgio. Emiliano. Per descrivere il PD di oggi, no? Mi viene in mente quello del dopoguerra. C'è un episodio che forse sì. Tu lo conosci. È successo al figlio di Edda, Marzio, il figlio di Edda Mussolini, sto parlando. Sì, lo so, lui andava a provocare, lo so. No, aspetta, cosa fece? Lo lui so, cosa fece? Andò in osteria, no? Lì vicino sì. Predappio, lì, insomma, in Romagna. Voglio raccontare per chi non lo sa, so che tu lo sai, ma voglio raccontare che vale la pena per capire certe cose. Andando in osteria dove c'era un covo di partigiani, siamo nel dopoguerra, quindi tutti che bevevano così. A un certo punto Marci, quando ha visto che erano tutti brilli, no? Prende un bicchierino e fa: signori, facciamo un brindisi, tutti quanti, sì, facciamo un brindisi, tutti mezzo ubriaci, puoi capire. Allora lui, mentre alzava il calcio di vino, fa: brindiamo mio nonno, e tutti quanti, sì, brindiamo al nonno. Fa: brindiamo il nonno Duce, tutti quanti, e viva nonno Duce! Tale qua, guarda che è una cosa questa, guarda che è una barzelletta, c'è sempre barzelletta della verità. Il ragazzo era un po' strambo, era simpatico. Sì, Marcio, forse il più simpatico di tutto quel gruppo familiare lì. Ah, sicurissimo. Andiamo avanti. Gli Stati Uniti stanno per fallire il tentativo di dare il colpo di grazia alla Russia, o più moderatamente di isolarla, anche se continuano a comportarsi come se il vecchio avversario strategico non contasse più, a volte umiliandolo, altre volte affettando la condiscendenza che si deve a un moribondo, e altre volte ancora combinando i due atteggiamenti. Alla fine di maggio 2002, George Bush, proprio mentre alcuni suoi soldati si insediavano nel Caucaso, in Georgia, 2002, siamo nel 2013, è una storia ormai finita, ha percorso l'Europa parlando in cooperazione con la Russia. Più spesso Washington prova un piacere evidente nel dimostrare al mondo che la NATO può essere allargata o che lo scudo spaziale americano può essere messo in cantiere senza l'accordo di Mosca. È vero. Sostenere che la Russia non esiste vuol dire negare la realtà. Senza il suo aiuto, l'esercito americano non avrebbe potuto neanche mettere piede in Afghanistan. Il micromilitarismo teatrale però esige quell'atteggiamento. Bisogna simulare l'impero e bisogna farlo ancora con più forza nell'istante in cui l'America si pone in una situazione di dipendenza tattica dalla Russia. Cioè, nel momento in cui, questo è un analista molto intelligente, nel momento in cui sembrava che l'America, nella sua infinita presunzione di vecchi puritani ultra religiosi, sionisti cristiani e quant'altro,
loro credevano, è vero, avendo messo per terra un simulacro creato dalla finanza americana, perché il bolscevismo è stato creato in maniera evidentissima, come scrivono i più grandi scrittori, soprattutto americani, è stato creato a inizio del Novecento, sì, dalla finanza americana. In quel momento lì però gli americani pensavano di poter controllare la Russia, che è un paese talmente immenso, talmente ricco di risorse, di cui solo una minima parte è stata tirata fuori, e loro ritenevano di poter controllare questo paese. È la Russia che controllerà gli Stati Uniti, perché sono gli Stati Uniti che sono al lumicino, sono gli Stati Uniti che non hanno più la possibilità di avere nemmeno con la forza quelle quantità di petrolio che servono per sopravvivere, sì, capito? Infatti, mentre la Russia il petrolio ce l'ha come quando vuole. Sì. No, ma ti voglio dire, benissimo, è molto vero, questo è vero, ti dico solo una cosa, che gli Stati Uniti ormai hanno, non dimentichiamo che hanno un debito pubblico che è impagabile, che è superiore a tutti gli stati della faccia della terra, addirittura. Esattamente, è un qualcosa che la soluzione è una cifra armi. Che a scriverla non si capisce quanti zeri devi metterci e non sa nemmeno con come leggerla, è un numero praticamente infinito, e questo deve far riflettere un paese che ha 40 e passa milioni di senza casa. È un paese in cui, ricordiamo, se tu stai male, non hai soldi, rischi di morire, nessuno ti cura. Lo vogliamo dire, sì, questo? Per legge, per legge. E tutto il resto. Si è superato, allora, una certa età. È un paese in cui la democrazia non esiste, è solo di facciata. Esistono le piccole cose, ma le cose importanti non esiste. È un paese che è, diciamolo già nel tondo, a vero e reale regime mafioso. Esattamente. Questo bisogna dirlo. Basterebbe la rivolta di questi 40 milioni di homeless per mettere a terra il sistema giudaico di controllo finanziario degli Stati Uniti e del mondo. E purtroppo le masse negli Stati Uniti sono tutte dedicate al consumismo, cioè nonostante che ci sia un cambiamento, ma la maggior parte è ancora che pensa che il gallone di benzina sia costa meno e mangiano hamburger, cioè. Porcate, non ti dico, perché in America gli hanno problemi di salute, sono senza casa. No, hanno problemi di salute terribili in America. Attenzione, l'alimentazione del americano medio fa paura. Hanno un corpo inquinato. Esatto. Questo con tutte, con tutte le porcate che mettono negli allevamenti bovini, altro che quello. Guarda, una cosa allucinante. Io te lo dico perché in America ho dei parenti da parte di mia madre e di mio padre, e quando ci colleghiamo in Skype, così noi ci parliamo, mi dicono certe delle cose, cioè è così. E poi un'altra cosa, Giorgio, scusami una cosa, vogliamo ricordare un'altra cosa che è successo nell'America dopo il crollo di Wall Street, quando Roosevelt è stato presidente negli anni 30, vogliamo ricordare quanti milioni di americani sono morti per fame? Esattamente. No, vogliamo nessuno ne parla, nessuno lo dice. Esatto, però adesso sono dei documenti che sono venuti fuori, è vero o no? Come no? Ecco, quindi voglio dire, si parla di milioni di persone, non di qualche migliaio, eh. Allora anche e non solo, ci sono due film che riferito a quel periodo che sono da vedere. Uno è Furore, il film è Furore. E Uomini e Topi. No, è Furore. Di Furore è il film principale. Anche Uomini e Topi, anch'esso è di Steinbeck. Ma sì, è Steinbeck, Furore, bravo, quello che poi fu fatto il film con Henry Fonda. Sì, con Henry Fonda. Che ti fa vedere lo squallore totale di quella popolazione che è scagliata fuori dalla vita, dalla possibilità di lavorare. Tutto, e che tutto. Va. Sì, sì. Sì. Raminga per quegli Stati Uniti dove vengono sfruttati a lavorare per quattro soldi, e se si ribellano ci sono gli sgherri che li uccidono. Esattamente, proprio così. Capito? Questa era l'America. Tanto è vero che John Steinbeck poi ebbe dei guai, perché non l'hanno mai visto di buon occhio l'establishment americano, perché la sua è stata una fondamentale denuncia. Sì, ma anche il regista, l'attuale regista, diciamo,
come si chiama? Quello un po' ciccione, come si chiama? Moro, no, come si chiama? Moro, non te lo saprei dire. No, è che ha fatto un film anche il 12 settembre, che ha avuto dei guai anche lui. Che è un po' ciccione. Ah, che... ho capito, no, ho capito. Quello che ha fatto dei film in forma di inchieste, in forma di interviste, inchieste. Sì, non ricordo il nome. Mi chiedo scusa a chi ci ascolta, ma... L'odio, Porca miseria, non mi viene più la... Non mi viene in mente il nome. Però, anche quello lì ha avuto dei problemi. Poi, un momento. Ricordiamo ancora una volta quel grandissimo uomo che ha denunciato apertamente che cos'è veramente il sistema vigente negli Stati Uniti, cioè il vero sistema mafioso. Parliamo del grandissimo Aaron Russo, che è morto di cancro 5-6 anni fa, che ha denunciato tutta la truffa su cui si fonda l'economia americana. E certo. No, questo momento qui bisogna dire una cosa seria. Qui va reso onore al signor Aaron Russo, tra l'altro è di origine ebraica, di chiara origine ebraica. Conosce benissimo il quale però si è comportato totalmente diverso dai suoi correligionari, cioè dicendo le verità. Certo. Che quindi che nel mondo ebraico non è vero che ci sono anche gente onesta. Ce ne sono molti, no? Ce ne sono certo, molti. Tanti. Che si ribellano, eh? Certo, come no. E che dicono quello che hanno detto. Allora c'è un documentario che io voglio ricordare a chi ci ascolta, che si intitola America from Freedom to Fascism. Allora qui un russo ha usato ignorantemente la parola fascismo, ma non voleva dire, senza sapere cos'è il fascismo, però questa cosa, la libertà al fascismo vuol far capire che tutta la truffa che c'è nel sistema politico e socio-economico americano. E poi c'è un'inchiesta che è fatto sulle tasse americane, poi una cosa bisogna dire, gli americani, il contribuente americano è il contribuente più fregato al mondo, perché paga una tassa per un paese estero senza i quali questo paese estero scomparirebbe, e mi riferisco a Israele, cioè pagano 3 miliardi di dollari di tassa all'anno pro Israele. Ecco, già questo deve far capire tutto. Assolutamente tutto, altrimenti siamo dei tonti. Questo è ben chiaro. Assolutamente. E allora io vorrei continuare a leggere 3 o 4 cosette. Sì, che poi devo chiudere. Sì. Che praticamente è un paio di frasi. Gli storiografi hanno parlato spesso dell'una inutilità e dell'impotenza della diplomazia all'epoca della Rivoluzione francese e dell'impero napoleonico. L'abisso tra la Francia rivoluzionaria e l'Europa conservatrice si rivelò troppo ampio e profondo persino per i più abili manipolatori delle relazioni internazionali. E spiegherò perché leggo questa frase. Nessun accordo, nessun trattato, nessun intrigo incubato nelle cancellerie di Metternich, di Castlereagh e di Talleyrand poté risolvere il conflitto di interessi o soggiogare la violenza delle passioni rivoluzionaria e controrivoluzionaria. Tra la Francia e i suoi nemici non esisteva un linguaggio comune col quale intendersi. Incapaci questi e quella di comprendere i motivi e le aspirazioni dell'avversario, paure e sospetti profondi e ossessivi facevano vedere agli uni una perversa cospirazione in qualsiasi passo compiuto dagli altri. Allora, noi ci troviamo esattamente in questa situazione. Se oggi siamo arrivati a dei compromessi, anche grazie all'azione del Papa Gesuita, sì, non è detto che poi la situazione si possa placare, perché nel momento in cui entra in crisi una leadership, gli odi esplodono comunque, sì, le rivalità sono presenti, usciranno fuori in qualsiasi modo. Allora, o
le due controparti, cioè la controparte degli Stati Uniti ed Israele, si arma e minaccia in maniera adeguata, allora noi avremo la possibilità di una pace. Se tanto tanto Israele e gli Stati Uniti pensano di poter continuare a controllare l'umanità, il rischio veramente di una catastrofe è sempre presente. Quindi sì, il motto è si vis pacem para bellum. Sì, chiaro, no? Ma in effetti ti sto dicendo... un'altra notizia adesso che il presidente Bashar al-Assad ha accettato che il suo arsenale chimico sia controllato dall'ONU, cioè che stia sotto una tutela internazionale, con l'avallo della Russia, dell'Iran, della Cina. E adesso i signori americani e israeliani, perché sono insieme, uno Israele fa il finto tonto, sta da parte perché non vuole rischiare i suoi uomini che devono morire, gli americani, cioè i figli o meglio la classe bassa americana che è arruolata dall'esercito, disoccupati ispanoamericani eccetera soprattutto negri, esattamente, soprattutto che negri. Vanno a morire per loro. Allora voglio vedere adesso che pretesto troveranno per attaccare la Siria, perché adesso vedi Putin a questo punto ha in mano la situazione, cioè lui adesso sta decidendo il futuro dell'umanità, nel senso che volendo la Russia si è presa la responsabilità anche con i cinesi e gli iraniani insieme, e che adesso bisogna che vadano fino in fondo, cioè bisogna smascherare il famoso re nudo, come hai detto tu, ecco. Certo, però anche lì io ho anche scritto tra oggi e ieri nei nostri siti il mio disagio nei confronti di queste cose, perché non vorrei che facessero fare alla Siria la stessa fine che ha fatto l'Iraq. Quando gli Stati Uniti minacciarono Saddam Hussein perché aveva le armi di distruzione di massa, quell'imbecille le ha effettivamente distrutte, e quando gli americani hanno avuto la certezza, no? Grazie agli ispettori, che le armi di distruzione di massa non c'erano più, gli americani hanno attaccato l'Iraq No, Giorgio, qui la cosa è un po' diversa. Qui Bashar Assad non dà affatto il suo armamento chimico agli americani, no. Qui c'è una commissione internazionale che va a vedere e tiene sotto controllo queste armi che non siano usate. Ma se è ben chiaro che se gli americani dovessero usare qualche arma di distruzione di massa, gli iraniani, cioè i siriani a questo punto le usano, io mi auguro che siano sufficientemente intelligenti, no, le usano, da capire, attenzione, che le armi devono essere messe in condizione che se tu hai un attacco proditorio nel giro di due ore, tre ore, devi essere messe in condizione di controbattere. No, ma quello c'è già, attenzione, perché ci sono anche i russi in Siria, attenzione, ci sono anche i russi. Giorgio, Putin non è scemo. Putin, attenzione, è stato un grande capo del KGB, attenzione. Non è scemo come pensa Henry Kissinger, continuamente va in giro a fare il cretino anche lui, a rimproverare Obama che di non perdere tempo per avere il voto del congresso e fare la guerra. Signor Henry Kissinger, ormai bisogna ricoverarlo un manicomio, quel criminale mandante dell'assassino di Aldo Moro. Momento. Per informazioni assassino chiedere alla signora Moro, alla famiglia di Aldo Moro, la figlia, che sa che il papà fu minacciato da Henry Kissinger, poco principale prima che morisse, veramente. Come Giovanni Galloni, lo sa benissimo anche lui, come l'ha detto l'anno scorso. Diciamo, cantiamo le chiare le cose qua, non facciamoci da per il culo, per favore. Così come Calipari, ricordiamolo sempre, questo uomo che è stato assassinato per conto di Negroponte. Negroponte che lo volle morto. Lo so. E che gli auguro una brutta fine anche a lui. Ma glielo auguro di cuore, Negroponte, una brutta fine. Criminale spaventato. Quanto prima, speriamolo. Altro che Josef Mengele, questo è criminale. Esatto. Altro che Josef Mengele, questo è criminale. Lasciamo stare, va. Non servo più qua, guarda. Concludiamo con una frase che ricavo sempre da questo libretto di Isaac Deutscher, Ironie della Storia, che dice, che fa così questa frase.
Non posso però approvare l'accento di debolezza morale e intellettuale col quale George Kennan chiude la propria ringa citando fra tutti proprio Bismarck. Lasciamo ai nostri figli la soluzione di qualche problema, altrimenti potrebbero annoiarsi tanto. Allora noi obiettivamente non abbiamo molta fiducia dei nostri figli italiani, perché non è che ci diano una grande fiducia. A parte questo, sono convinto che certe cose le dobbiamo fare noi oggi, in questo momento. Sì, hai ragione. E dobbiamo essere sempre vigili ed essere presenti, sia pure con le nostre poche forze, ma insomma, quelle le cose che dobbiamo fare. Completamente d'accordo con te. E vorrei concludere con un ultimo appello al nostro compatriota di Predappio, Mario Canali, giusto? Sì, Mario, invito tutti i predappiesi, tutti i romagnoli in zona, di fare quadrato attorno a lui per la grande battaglia che sta sostenendo. Io manderò questo video che faremo al sindaco di Predappio, sì, con questo appello, che lo lega, no, lo manderò sì, sì, perché lo farò avere anche a Mario Canali, a questo Mario Canali. Sul serio, lo farò avere, anzi lo mando, perché io ho amici là di quelle zone, i quali amici, attenzione, non sono fascisti, qualcuno pensa, no, sono comunisti convinti, ma molto, anzi sono davvero socialisti, ma molto socialisti. Claudio Canali si chiama, a Claudio Canali, ecco, quindi allora dico per Dappiesi a tutti i romagnoli che sono lì di sostenere questo signor Claudio Canali nella grande battaglia che sta sostenendo. Poi è figlio di uno che si è suicidato. Appunto, che è suicidato per colpa dei banchieri. Bene, io tutti insieme stiamo insieme a questo signor Claudio Canali, sostenetelo e veramente e facciamo che veramente una rivolta dalla terra Romagna, che pur di rivoltosi ne ha prodotti, e quindi di sostegno a questo Claudio Canali per una rivolta civile di tutti contro il sistema mafioso che ci governa. Questo va detto per precisione. Quindi, supportato dalle banche, sistema mafioso supportato dalle banche, ma questo ormai è evidente a tutti, anche a coloro che stanno in banca, perché stanno anche loro, anzi loro i primi a parlarne a me, quindi figurati, più chiaro di così si muore. E questo vuol dire, quindi infatti, concludo questo appello, forza Claudio Canali, forza Predappiesi, Romagnoli. Io ricordo un manifesto che fu pubblicato, fu messo in circolazione, fu attaccato per l'Italia, dove si diceva: non siamo banchieri, siamo bancari. Appunto. In questa situazione. Allora, i bancari lo sanno perfettamente, sanno che sono sfruttati fino al midollo. È vero. E liberare questi bancari dai loro banchieri è una liberazione che loro accetterebbero con molto piacere. Sì, anche questo è Hollywood, si dice. No, ricordi il botto di volta. No, ma te lo devo dire, a proposito di Claudio Canali, a cui va la mia solidarietà, anzi farò qualcosa, vedrò di aggiungerlo a Predappio in questi giorni se ci riesco. Comunque l'appello lo voglio lanciare e ricordo e dico a tutti i miei amici romagnoli, ma veramente socialisti, ma sostenere socialisti, ma non il socialismo di Craxi o di Nenni, no, una cosa molto superiore. Molto superiore, caro Giorgio, ecco, tu mi hai capito cosa intendo dire. Quindi mi auguro che facciano guardata attorno a questo signor Claudio Canali, alla sua famiglia, e che sia un esempio di rivolta per l'Italia, come qualcuno di quella terra fece un po' di decenni fa, tentando di salvare l'Italia da quello che oggi purtroppo subiamo. Questo voglio dire. Quindi, caro Giorgio, con questo augurio che io faccio ai cittadini della tua bella terra di Romagna, che è fatta anche di bellissime donne, diciamolo, no? Questo va detto. E niente, concludiamo qui il servizio e domani parleremo di quello che dobbiamo parlare anche oggi, che poi il tempo non l'abbiamo avuto. Esattamente. Di Sergio Romano e la sua politica estera. Anzi, poi leggeremo quell'impo. Caro Giorgio, bisogna che noi parliamo bene, cioè meglio parliamo bene, dobbiamo far conoscere veramente chi è Sergio Romano. Tu che poi tante cose le sai. Ma no, è uno studioso di vaglio e io ricordo quando iniziò a pubblicare i suoi libri, creò un notevole sconquasso in un ambiente culturale e intellettualmente completamente plumbeo. Sì, è vero, questo è vero. Poi ci potevano nemmeno dire. Sì, bene. Ti dico solo che questo che dice è vero, lo condivido. No, devo dire che Sergio Romano è uno che io ho visto anche rispondere a tono a certi signori, a certi lor signori che addirittura lo minacciavano, e lui rispondeva a tono:
piatto piatto sui denti e senza tante storie, in maniera molto elegante, chiaramente. Certamente. Ma rispondeva a tono, perché Sergio Romano è uno che le cose le sa. Perché io sono convinto che Sergio Romano dovesse dire veramente quel che sa, ma per capirlo basta leggere quello che scrive sul Corriere nel rispondere alle lettere dei lettori, dove veramente dimostra non solo una grande conoscenza di fatti, oltre ad avere una grande cultura, ma fa capire che le cose le sa, ma non le può dire, ma le sa. Questo è chiaro. Io anzi ti dirò di più, che sono convinto che molte persone intellettualmente evolute comprano il Corriere della Serva solo per leggere le risposte di Sergio Romano. Sì, è verissimo, questo è vero. No, lo so, perché riconosco anch'io quelli, anzi compro più della sera, anche quelli che odiano i proprietari di Corriere della Sera, quindi, ma lo compro proprio per Sergio Romano, che lui scrive appunto sulla posta dei lettori. Perché poi non dimentichiamo che secondo me il giornale che veramente era il numero uno in Italia, è stato il numero uno in Italia per la lettera dei lettori, bisogna dirlo, è stato il giornale di Indro Montanelli quando lui ne è stato direttore. Le lettere sul giornale del periodo di Montanelli, guardate, lì c'è la vera storia d'Italia, lì hanno scritto gente incredibile, imprenditori di una volta, avvocati di una volta, meccanici, ingegneri di una volta, che hanno raccontato delle cose storiche veramente inedite. Se uno avesse un po' di pazienza, come ho fatto un po' di anni fa, di andare in emeroteca, di prendersi il giornale del periodo di Montanelli, io poi ho fatto delle copie, ho delle cose conservate che sono una marea di non so quanti fogli, ebbene lì c'è veramente una grande storia occultante dell'Italia fascista e della guerra, ma anche dopoguerra, di cose veramente stupende, grazie ai lettori di Indro Montanelli. Tra l'altro, diciamo una volta per tutte che il giornale di Montanelli era famoso per due cose: la terza pagina per la pagina culturale e la pagina dei lettori, che tu Giorgio lo sai benissimo, guarda, erano le numero uno in Italia, possiamo dirlo questo? Certamente, tutto qua. Quindi poi niente, concludo, abbraccio il signor Claudio Canali, sono con lui e tutta la Romagna, ripeto, che vada da lui, a cominciare dal sito di Predappio, che qui faccio l'appello di sostenere questo signore, e ne vale la pena. Quindi mi auguro anche a tutti i socialisti veri, ma quelli veri, non di Nenni, di no, ma quelli veramente veri, che di andare da questo signore e fare battaglia insieme a lui. Se proprio la Romagna è destinata, secondo me, a essere il foro rivoluzionario d'Italia. Non a caso tutti i grandi socialisti d'Italia sono nati in Romagna, e non a caso il romagnolo ha fatto una rivoluzione, e comunque era sociale, chiaro? Quindi chiaro, Claudio Canali, questo Claudio Canali possa anche lui fare qualcosa insieme ad altri, ma che magari qualcuno cavalcando il caso Canali possa fare rivoluzione lui, e chi lo sa. Sono passati 91 anni da allora, Giorgio, qualcosa deve succedere, no? E ci auguriamo anche che la procura di Forlì funzioni come dovrebbe funzionare. Appunto, che funzioni però, senza intimidazione da parte esterna. E senza qualcuno, anzi mi rivolgo al magistrato di Forlì, che non so come si chiama, che si occupa del caso. Bene, signor magistrato, se qualcuno dovesse minacciarla, ce lo dica. Veniamo noi. Da lei a fargli la guardia. No, ma io ci vado sul serio, sto scherzando. Nell'appello che faccio al magistrato di Forlì, che si occupa di questa inchiesta di Claudio Canali, di farci sapere se viene minacciato, che noi andiamo lì. Ebbene, io ci vado. Va bene. Con tutti i romagnoli tuoi novennati di Forlì, eccetera, eccetera. Li uniamo lì e poi voglio vedere che succede. E tu sai che dalle tue parti, quando si deve legnare, si legna, è vero o no? Sì. Appunto. Lo sappiamo bene. Ciao, ti abbraccio Giorgio. Allora, saluto a tutti i nostri amici. Sì, e viva lui, e viva noi. E viva a tutti. Domani. Ciao, domani. A ciao. Domani. Un abbraccio a tutti. Ciao.